Miei carissimi milanesi, miei carissimi maschi, uomini, signori, parlo con voi. Parlo con voi, miei simili, miei alter ego che vivete questa città, dove per forza, devo per forza rivolgermi a voi, perché altrimenti qui non ne veniamo più a capo. Non riusciamo più a capirci e poi le conseguenze potrebbero davvero essere disastrose. Miei carissimi milanesi, quanto amiamo le donne, eh? Siamo pazzi di loro, le adoriamo, nel vero senso del termine, sono le creature più belle e magnifiche che Dio, ammesso che esista, abbia creato. Sono gli esseri più belli di tutto l'universo. E noi le amiamo, le proteggiamo, le incoroniamo nostre regine, anche se non ci chiamiamo Carlo William, ma lo facciamo lo stesso, perché sentiamo che va fatto e va fatto così. Ce l'hanno insegnato fin da piccoli, quando ci dicevano che una donna non si tocca nemmeno con un fiore. Povera nonna, non sapeva che forse, per educarmi decentemente, avrebbe dovuto però aggiungere e nemmeno con la cinghia dei pantaloni o con le mani chiuse a pugno. Ma vabbè, ormai è troppo tardi e se a volte ci scappa uno schiaffo, una spinta o un mal rovescio, che vuoi che sia, forse un po' se l'ha anche cercata, no? Miei carissimi maschioni, io cerco di capirvi, se è inteso. Lo so che siete disorientati, hai voglia poi ora a capire bene tutto sto mondo dove non si capisce più niente, dove non ci sono più maschi e femmine, dove ci sono i non binari, i fluidi, i cis, gli uomo. Questa sera quindi proprio a voi parlo, miei carissimi maschi, miei carissimi milanesi, miei carissimi maschietti. Voglio parlare a voi. A voi che non avete capito ancora la differenza, ad esempio, tra omosessuale e bisessuale. A voi che trans è sempre un trans e non avete ancora capito perché mai dovrei dire una trans. Voglio parlare con voi che, sì, lo dite spesso, un gay no, ma una lesbica, quella sì che mi fa arrapare. Senza che poi vi accorgiate che il discorso che fate non sta proprio in piedi e che a voi, di una lesbica, da voi, non vorrà mai nulla. A pensarci bene, a quel punto è meglio ripiegare sul gay, pensateci. Voglio parlare con voi perché credo che siamo noi uomini il problema principale di tutto sto gran casino. Sia ben inteso, questa sera non voglio minimamente assolvervi dai vostri peccati o assolvermi dalle mie colpe, anche se forse per capire i nostri comportamenti dobbiamo riavvolgere un poco il nastro della nostra vita. Le nostre mamme, le nostre nonne, i nostri zii, i nostri padri, per non parlare poi di fratelli e cugini, ci hanno fatto crescere con delle idee molto ben precise riguardo il nostro essere maschi. Miei carissimi milanesi, ci è stato ben spiegato fin dal principio che il nostro compito di uomini maschi etero è principalmente quello di far stare bene la nostra donna. Un solo e semplice compito, fare stare bene la nostra donna. Che poi nostra di cosa? Non l'abbiamo creata noi, no, non l'abbiamo cresciuta noi. Può respirare, vivere, crescere, fare tutto quello che vuole anche senza la nostra presenza. Direi quindi che di nostro ci vedo ben poco, anzi direi quasi nulla. Sia ben chiaro però, non siamo maschilisti noi altri, anzi, siamo anche abbastanza progressisti a pensarci bene, no? Da tempo ormai non ci scandalizziamo più se vediamo una donna lavorare o un'altra che guida un autobus. Siamo ben contenti, ad esempio, se prendono la pillola anticoncezionale, così ci evitiamo di dover mettere quel coso di gomma, no? E ovviamente siamo per la libertà di scelta, eh sì. Quindi se la nostra amante decide di prendere la pillola il giorno dopo, facciamo anche il gran gesto di pagarla noi, perché ci sta a cuore la loro salute e soprattutto il nostro ego. Ci fa piacere anche, ci fa molto piacere anche che le nostre donne abbiano un lavoro e non ci preoccupa nemmeno tanto che possano fare meglio di noi, tanto alla fine ci va bene perché anche se lavorassero più di noi verrebbero sempre comunque pagate meno di noi e così anche la nostra cara virilità da maschio alfa e da capo branco non verrebbero minimamente intaccate. Miei carissimi milanesi, ci hanno insegnato che noi uomini dobbiamo sempre far felice la donna di turno. Perché sì, noi le amiamo davvero tutte, tanto che insieme all'ultima fidanzata ci siamo fatte anche l'amante, una scappatella con quella dell'ufficio vicino e ci abbiamo anche provato con la panettiera. Direi che amarle più di così sarebbe davvero impossibile, non saprei davvero come potremmo fare. Alla fine che dire, va tutto così bene, le amiamo e le veneriamo H24, 7 giorni su 7. Possibile che ora si mettano anche a frignare su questa storia della violenza di genere? Miei carissimi milanesi, è inutile
È inutile che stia qui a spiegarvi cosa si intende come violenza di genere o perché il catcalling non va bene, perché rendere oggetto una persona sia sbagliato o perché è discriminatorio e umiliante fischiare dietro ad ogni femmina che cammina per strada. Non starò qui nemmeno a spiegarvi cosa sente, prova o percepisce una donna ogni volta che le fischiano dietro o per strada o le urlano un ciao bella. O ciò che significa per lei anche solo quando la squadriamo perché si vede qualche centimetro di coscia in più quando si siede sulla 90-91. A dire la verità, non dovrebbe nemmeno interessarci. Perché davvero non riusciamo a farci bastare una donna che ci dice basta? Noi uomini non possiamo capire, non vogliamo capire. Possibile che siamo programmati così? Sembra che durante l'installazione del nostro sistema operativo con cui abbiamo iniziato la nostra vita, beh, non abbiano installato la libreria di comprensione di questo fenomeno. Ma questa è solo una gran bella scusa per dire che non possiamo comprenderlo. Perché ad osservare bene, in quello stesso sistema operativo che ci viene installato fin dai primi anni della nostra mascolina e spesso, ahimè, tossica vita, viene inserito il comando principale di ogni bravo ometto. È semplice, è se una donna chiede una cosa, allora fa di tutto per renderla felice. Nei carissimi milanesi, la risposta e la soluzione a questo annoso problema sono quindi già dentro di noi, come diceva quello. Ci chiedono di non fare gli animali, di non essere violenti, di non fare catcalling. Cosa ci serve di più per capire che dobbiamo smetterla? Non era forse nostro dovere fare tutto ciò che è il nostro potere per rendere una donna felice? La soluzione, mi direi che anche per il più troglodita di noi, quindi è molto semplice. Mie carissime milanesi, vorrei immaginare insieme a voi un mondo in cui, per l'immenso amore che abbiamo verso di voi, care donne, noi uomini la smettessimo ora, adesso, subito. Buona serata.